Buon pomeriggio, come annunciato siamo ancora in diretta con questa edizione straordinaria, stiamo seguendo ovviamente passo passo il processo che si sta celebrando a Roma all'NH Hotel dove il Teramo è deferito di fronte alla Corte di Giustizia Sportiva per la presunta combine della partita Savona-Teramo del 2 maggio che ha dato la promozione in Serie B al Teramo. In questo momento l'udienza è stata sospesa e riprenderà orientativamente intorno alle 17. Abbiamo, come già in precedenza, in collegamento in diretta da Roma Andrea Costantini. Andrea, buon pomeriggio. Dici bene, l'udienza è stata sospesa perché ci sono dei cavilli formali da rispettare. Abbiamo già ricordato che nel pomeriggio alle 15.30 da calendario era fissata un'ulteriore tranche dell'inchiesta Dirty Soccer, quella che coinvolgeva le partite del Barletta ma anche di Pisa Torres. Tra gli altri abbiamo visto tra i deferiti anche l'avvocato Enzo Lucifora, che abbiamo salutato ma ora è entrato all'interno dell'aula dibattimentale. Alle 15.30 doveva iniziare questo processo, ovviamente si è andati molto per le lunghe per il processo di Savona-Teramo. Allora il presidente del collegio giudicante Sergio Artico ha disposto la sospensione del processo del dibattimento per Savona-Teramo, sarà ora aperta l'altra udienza ma sarà sospesa nel giro di 30-40 minuti e subito dopo si riprenderà con Savona-Teramo, quindi tra le 16.30 e le 17. Andrea, sì. Ci eravamo lasciati nel corso del collegamento precedente parlando di quelle che erano le due testimonianze ammesse per il Teramo, vale a dire quella dei due dirigenti Fabio Mignini e Pasqualino Testa. Come sono andate? Beh, sono andate nel complesso bene, ma più che dirlo io è l'umore che si respira nel clan biancorosso, specie dopo la seconda testimonianza, quella di Pasqualino Testa. Lo abbiamo detto nel precedente collegamento, il dottor Testa non è uno che parli tantissimo, in effetti non lo ha fatto neanche nel corso di questa deposizione, ma ha dato una testimonianza che era assolutamente coerente sia con quanto detto in precedenza da Fabio Mignini, ed è stata anche una testimonianza che ha saputo tenere botta anche di fronte alla pressione, alle domande dell'avvocato che rappresenta l'ASPI, ovvero l'avvocato Mattia Grassani, tant'è che poi abbiamo incontrato nei corridoi dell'NH Hotel lo stesso presidente Campitelli ma anche altri dirigenti, e tutti quanti insomma hanno apprezzato la testimonianza e di Fabio Mignini, in particolare quella di Pasqualino Testa. Soprattutto è stato colto un aspetto che l'avvocato Grassani non è stato in grado, almeno questo si dice sul fronte Teramo, di smontare quelle che sono state le testimonianze di Fabio Mignini e Pasqualino Testa, testimonianze che sono state importanti per il fronte difensivo del Teramo, per cercare un po' di smontare una parte del sistema accusatorio della procura per quanto riguarda il lecito che viene contestato a Luciano Campitelli e quindi la responsabilità diretta nei confronti del Teramo, perché una buona parte di queste accuse si fondano su questi presunti incontri avuti con l'ex consulente sia dopo la partita, ma dal racconto di quelle persone, di quei dirigenti che a fianco del consulente Campitelli. Allora Andrea, scusami, abbiamo dei problemi dal punto di vista dell'audio, vediamo se adesso le cose vanno meglio, prova a parlare. Sì, non so se mi sentite. Sì, adesso sì. Questo momento. Dicevo che è stato importante attraverso queste due testimonianze cercare di smontare, questo sotto l'ottica del Teramo, queste tesi degli incontri avuti da Capitelli con Parghigiani prima e dopo la partita. Lo stesso Pasqualino Testa è stato coerente con quanto raccontato da Mignini, cioè che il viaggio di ritorno è stato affrontato da Campitelli in macchina con Marcello Di Giuseppe al volante, con Luciano Campitelli al fianco, con lo stesso Mignini e lo stesso Testa all'interno della vettura. Poi è stato ribadito che al ritorno a Teramo il presidente Campitelli con Testa e Mignini a 200 metri dalla piazza
Piazza è salito sul pullman, è solo per quello che il presidente è salito sul pullman per poi andare a festeggiare nella piazza centrale di Teramo nel cuore della notte. Quindi dicevo, su questo fronte, cioè cercare di smontare i due incontri prima e dopo la partita, queste testimonianze sono, secondo l'avvocato Chiacchio, risultate molto importanti, anche perché, lo ribadiamo, pare proprio che l'avvocato Grassani non sia stato in grado di smontare queste testimonianze. Ora la difesa del presidente del Teramo, e quindi anche sul fronte della responsabilità diretta, si sposterà anche su quel presunto incontro che ci sarebbe stato l'11 di maggio e che secondo la procura era un incontro dovuto a pagare un'ulteriore tranche della Combin. Ricorderete la conversazione telefonica di Barghigiani con Di Nicola, nella quale Barghigiani invita Di Nicola a sfondare la porta, tra virgolette, del presidente. Noi riportiamo in termini non proprio precisi, ma la sostanza è questa. Bene, quel presunto incontro che ci sarebbe stato e nella quale il presidente Campitelli avrebbe pagato un'ulteriore tranche della Combin, ora sarà argomento affrontato anche nella arringa da parte dell'avvocato Edoardo Chiacchio. Quindi dicevo, c'è un ottimismo crescente, anche perché è stato notato da parte del collegio giudicante un atteggiamento molto equilibrato. Si pensava che, insomma, l'atteggiamento del collegio giudicante potesse essere quasi a favore di chi accusa e meno di chi difende. Invece dobbiamo dire, e questo è stato... Si temeva, Andrea, che il collegio fosse più giustizialista che giudicante, certo, in questo caso, invece certo, così non è. Così non è, e questo lo abbiamo colto noi ed è stato colto anche dal collegio dei difensori del Teramo, anche dai dirigenti del Teramo che sono presenti, che hanno accompagnato il presidente Campitelli e il DS sospeso di Giuseppe. Quindi questo è un aspetto che al momento sembra essere rassicurante, nel senso che è un comportamento garantista al momento del collegio. In questo momento, Andrea, stiamo vedendo proprio Mignini e Testa, i due testimoni, verrebbe a dire, non sono in queste immagini, sono in quelle che sono andate in onda poco fa, vicini, quasi un segno del destino, perché le immagini sono state registrate prima dell'inizio dell'udienza. Senti, ecco, so che ci sono... Alfredo, fammi dire, sì, questo retroscena, perché, come detto, i test erano più di 10, circa 15, ecco, numero unità più, unità meno, e ne sono stati ammessi soltanto 2, quindi all'inizio i prescelti erano il coordinatore generale Gianluca Scacchioli, ma anche Angela De Padre, che è una delle più strette collaboratrici del presidente Campitelli. In realtà poi, per dei cavilli formali anche in questo caso, perché queste due persone risultavano accreditate all'interno dell'aula dibattimentale, sono state escluse dalla rosa dei test che erano ascoltabili nel corso appunto del processo. Quindi poi è stata la volta di Fabio Mignini e di Pasqualino Testa, che hanno reso le loro dichiarazioni, e ripeto ancora una volta, dopo queste dichiarazioni abbiamo visto, insomma, il collegio dei difensori del Teramo, ma anche i dirigenti, comunque abbastanza soddisfatti di come siano andate le cose. Stavi dicendo? Ci sono tifosi ancora lì del Teramo? Da questa mattina ne sono circa 5-6 che si aggirano all'esterno della struttura. Chiaramente non possono entrare, però sì, ci sono, e ci sono da questa mattina. Senti, invece c'è una presenza... No, 12, dicono 12, mi dicono 12 tifosi del Teramo. C'è una presenza massiccia invece di colleghi della stampa, sia scritta che online, lì a Roma. Ecco, tra i colleghi che aria si respira? Ma i colleghi al momento non si sbilanciano per quanto riguarda questa vicenda. C'è molta cautela, anche perché chi evidentemente segue le vicende da un punto di vista della stampa nazionale magari non è dentro certi argomenti come magari lo siamo noi, e conoscono magari certe dinamiche, e magari hanno studiato anche gli atti in una maniera non approfondita come abbiamo fatto noi.
noi, però sono colleghi molto preparati che insomma ci tra virgolette guidano anche in quelli che sono i meandri del processo, tant'è che loro ci hanno fatto intendere già all'inizio che per come andavano i tempi sarebbe stata una giornata lunga, in effetti così è stato, però devo dire che finora da parte di nessun collega ci si sbilancia per dire insomma il Teramo sarà condannato, il Teramo non sarà condannato. Allora sarà... Andrea, ascolta, noi nel frattempo ci è arrivato per intero... Fammi aggiungere. Sì. Rispetto a un'informazione che abbiamo dato in precedenza, poco fa mi sono soffermato con il coordinatore generale Scacchioli che mi ha detto che effettivamente le prove documentali entreranno nel processo rispetto a quanto inizialmente era stato comunicato. Inizialmente c'era stato comunicato il contrario, peraltro in quel frangente in cui si decideva e si comunicava io ero qui a fare appunto il collegamento. Quindi poi da una accurata verifica, per quanto riguarda i testi ammessi soltanto due, e poi abbiamo visto che i prescelti sono stati Fabio Minini e Pasqualino Testa, ma le prove documentali che sono state allegate alla memoria entreranno dunque nel processo e saranno al vaglio del collegio giudicante quando appunto dovesse essere presa la decisione, anche di fronte alle richieste che tutti quanti qui aspettano da parte della procura. E ricordiamo anche che è presente il procuratore Stefano Palazzi, ma per conto della procura sta parlando il procuratore aggiunto Gioacchino Tornatore, quindi non è Palazzi direttamente che parla, ma lo fa uno dei suoi più stretti collaboratori. Allora Andrea, facciamo così, guarda, perché è arrivata la deposizione di Pasqualino Testa, dura all'incirca 4 minuti e mezzo. Sì, chiaramente Alfredo non è una deposizione integrale perché mandando no, è uno stralcio. C'erano tempi troppo lunghi sia di invio ma anche per la messa in onda. Noi portiamo la parte finale di questa deposizione. Sì, allora ascoltiamola, resta in collegamento, magari mentre va in onda la deposizione di Pasqualino Testa arriva qualcuno lì, possiamo sentirlo perché ovviamente l'udienza è sospesa e quindi sono andati a pranzo, i dirigenti del Teramo in questo momento con i legali sono a pranzo. Allora Pasqualino Testa, ascoltiamo questo stralcio della deposizione che è quella che ha dato un po' più di entusiasmo all'entourage del Teramo. Sull'autovettura che seguiva il pullman, il presidente dove sedeva? Sedeva accanto al guidatore. Va bene. La domanda della difesa. Il presidente Campitelli era seduto accanto al guidatore. Chi guidava? Guidava il vicepresidente, Ercole Cini. Sì, sì, ma l'abbiamo già scritto. È un mio lapsus. L'ultima domanda, che ripercorre sì. Quella fatta al precedente test per verificare la veridicità della circostanza, è quella se nel viaggio di ritorno della squadra da Savona a Teramo qualche dirigente viaggiava sul pullman della squadra. Che è la stessa domanda fatta all'altro test. Allora rientriamo in diretta perché vedo dalle immagini che arrivano in bassa frequenza che stanno rientrando i dirigenti del Teramo. Visto, ecco lì c'è, vediamo da lì Scacchioli, è rientrato Ercole Cimini, il vicepresidente. Queste sono immagini che arrivano in diretta da Roma. Non so se Andrea Costantini è collegato in questo momento. Però sono immagini che questi sono turisti ovviamente, quindi non, però abbiamo visto chiaramente poco fa rientrare Ercole Cimini, non so se c'era anche il presidente Campitelli lì in quel gruppo di persone, c'era sicuramente Fabio Mignini che è uno dei testi insieme a, ad Ercole Cimini, il vicepresidente, c'era anche Marcello Di Giuseppe, ancora immagini che arrivano in diretta, non ho visto l'avvocato Chiacchio, quindi
non riesco a valutare se sia già. Ecco qui, vedo arrivare l'avvocato Edoardo Chiacchio insieme ad Andrea Costantini. Allora, tutto in diretta. Poi finiremo ad ascoltare la testimonianza di Pasqualino Testa, perché li vedete in diretta, Andrea Costantini con l'avvocato Edoardo Chiacchio. A te la linea, Andrea. Sì, Alfredo, io ho rubato l'avvocato Chiacchio dalla tavola, si stava per gustare un bel piatto di pasta, però lo porto qui, cedo l'auricolare così può interloquire direttamente con te, Alfredo. Pronto? Ecco qui, buongiorno avvocato. Alfredo, ciao, abbiamo avuto un galo di zuccheri, siamo stanotte, inutile dire, non abbiamo dormito. Senta, come sta andando? Non abbiamo preso un bicchiere d'acqua e quindi c'eravamo un po' messi a tavola perché avevamo bisogno di riprenderci un attimo. Basta che non si appisola l'avvocato, lei, soprattutto perché in questa fase penso che la sua figura sia importantissima. Come sta andando? No, il fatto che mi possa appisolare non esiste, io posso reggere anche 3 giorni sveglio per il Teramo, quindi non ti preoccupare. Il processo ha avuto già delle impennate, ci sono state delle schermaglie già da stamane e adesso ha raggiunto un momento di grande importanza, perché il Tribunale ha messo l'escussione di 2 dei 14 testimoni che avevamo indicati nelle nostre memorie. I testi sono stati sentiti, hanno risposto alle domande, si sono dimostrati genuini, perché non sono stati i classici testi che rispondono a memoria, ma sono anche contraddetti su 1 minuto in più o 1 minuto in meno, e questo depone per la più totale attendibilità. Per cui un punto a nostro favore l'abbiamo fatto. La strada è ancora lunga, anzi lunghissima, ma per il momento siamo bene in piedi per ottenere questo risultato che tutti ci auguriamo. Senta, avvocato, per chi è un po' addentro alla giudiziaria, insomma, lei ha parlato di prime schermaglie, diciamo che le eccezioni che si pongono all'inizio di ogni procedimento, di ogni processo, fanno parte del gioco, poi possono venire accettate o respinte. Al Teramo sono state respinte alcune eccezioni che lei ha posto questa mattina, ma non c'è da preoccuparsi perché questo fa parte del gioco, è così? No, non fa parte del gioco, è chiaro che le mie erano eccezioni strumentali, mica potevi immaginare che fosse accolta l'eccezione di sospensione del processo perché la società Ascoli è coinvolta attraverso la Procura della Repubblica di Catanzaro in un illecito, così come abbiamo appreso da organi di stampa, non società come dirigenti né come tesserà, ma c'è una partita che è sotto inchiesta. E Ascoli, quindi, Sant'Arcangelo Ascoli la partita. Quindi è bene che io ho chiesto addirittura la sospensione del processo, è bene che la Corte sappia che c'è una partita in gioco. Noi purtroppo non potremo essere presenti come terzi interessati in quella gara, perché parteciperemo certamente a 2 campionati diversi, però è bene che la Corte sappia che anche l'Ascoli ha le sue carte da pelare, quindi non è che state respinte, non mi sono mai segnato che fosse accolta, Alfredo. Senta, avvocato, che aria si respira? Lei ha un'esperienza ovviamente pluridecennale di queste cause, e c'è un'aria di giustizialismo o di giustizia secondo lei? No, io ho grande fiducia nel Tribunale Federale Nazionale. Non posso parlare di aria che si respira, altrimenti non dovrei avere fiducia nella giustizia sportiva. Io ho fiducia nella giustizia e spero che tutto vada per il meglio per il Teramo. Adesso lo può dire, perché siamo a qualche minuto dalla ripresa. Ci anticipa qualche passaggio della sua arringa? No. Non l'anticipo, se ne parlerà stasera, perché io sarò l'ultimo ad intervenire, quindi fammi riflettere ancora sui passaggi. A che ora è previsto il suo intervento all'incirca? Non abbiamo idea, qui si è andato oltranza pure a notte inoltrato, quindi devono intervenire 12 avvocati,
deve intervenire la Procura federale. Io sarò l'ultimo di tutti, quindi gli interventi dipendono anche da quello che dicono gli altri. Quindi per il momento non è che non voglio anticipare, non posso anticipare quello che sarà l'intervento mio conclusivo per la difesa del Teramo. Posso anticipare che per economia di processo Campitelli sarà difeso da Michele Cozzone. Lei difende il Teramo, se ho ben capito. Il Teramo. Ha incontrato l'avvocato Grassani, sì? Sì. Vi siete salutati dopo il botta e risposta? Ma ci salutiamo sempre. Non siamo grandi amici, però la cordialità professionale penso sia d'obbligo in questi casi. Grazie avvocato, grazie, e la rimandiamo a mangiare perché ovviamente ha bisogno di zuccheri l'avvocato Chiacchio per fare la sua ringa. Grazie a voi. Grazie. Bene, grazie all'avvocato Edoardo Chiacchio, aspettiamo che Andrea Costantini riprenda l'auricolare, ecco lo vedo praticamente pronto, complimenti per essere andato da Chiacchio a togliergli il piatto di pasta. Alfredo, perché veramente gli avevano testé portato un piatto di pasta, peraltro una chitarrina come si fanno davvero buone a Teramo, anche se siamo in un hotel di Roma, e praticamente l'ho tolto dalla tavola nel momento più opportuno, ora andrà a ristorarsi. Allora, ci eravamo lasciati con Pasqualino Testa. Rivediamo la testimonianza di Pasqualino Testa. Ovviamente bisogna fare attenzione perché Testa parla bassissimo, è difficile anche comprenderlo, hanno fatto fatica anche quelli della Corte federale a capirlo. Allora andiamo con questa testimonianza che abbiamo interrotto prima per ovvi motivi e poi torneremo in diretta da Roma. Sull'autovettura che seguiva il pullman, il presidente dove sedeva? Sedeva accanto al guidatore. La domanda della difesa, il presidente Campitelli era seduto accanto al guidatore. Chi guidava? Guidava il vicepresidente Ercole Cini. Sì, ma l'abbiamo già scritto, è un mio lapsus. L'ultima domanda, che ripercorre quella fatta precedente test per verificare la veridicità della circostanza, è quella se nel viaggio di ritorno della squadra da Savona a Teramo qualche dirigente viaggiava sul pullman della squadra. Che è la stessa domanda fatta all'altro test, quindi il motivo è chiaro. Allora, abbiamo già fatto la polemica prima. Non vedo la rilevanza. No, la rilevanza è per vedere se i due testi hanno la stessa percezione dei fatti oppure diversa. Allora, la facciamo in modo diverso. Come vuole lei? Facciamo in modo diverso. Lei al ritorno, come è tornato lei da Savona a Teramo? Sono tornato in macchina, così come eravamo andati. In macchina, in quale macchina e con chi? Questo se lo deve dire. Sì. Siamo tornati su una Maserati, io, il dirigente Mignini, il presidente Campitelli e il direttore sportivo Marcello Giuseppe. Ok, allora, l'auto, la Maserati è di Giuseppe? Sì. Lei non risulta, vabbè, non importa. Il viaggio di ritorno da Savona a Teramo lo feci sulla Maserati guidata da Di Giuseppe il presidente Campitelli sedeva a fianco del conducente, io mi trovavo nei posti posteriori insieme al dirigente Mignini.
E sul Pullman con la squadra chi c'era? Si ricorda? Ho assistito, lei ha assistito alla partenza del Pullman da Savona, dello stadio di Savona, o non ha assistito? Sì, siamo ripartiti in carovana. Quindi. Siete partiti in carovana, quindi si ricorda se c'erano dei dirigenti del Teramo sul Pullman della squadra? Andando la discussione. Dica, se non lo ricordo. No, non posso dirlo perché non ho. No, Avvocato Cozzone, scusi, no, non se lo ricorda, Non ricordo se il viaggio di ritorno Savona-Teramo vi fosse qualche dirigente della società a bordo del Pullman della squadra. C'è ancora qualcosa? Ah no, perché mi sembrava che arrivasse. No, va bene. Qualcuno è sufficiente? Grazie, ben finito. Eccoci qua, allora avete ascoltato la testimonianza di Pasqualino Testa quando nella precedente edizione parlavamo di un Pasqualino Testa parco di parole, beh avete capito anche a cosa alludevamo e ovviamente alcuni passi importanti, però chiamo qui in causa Andrea Costantini da Roma, alcuni passi importanti ci sono in questa deposizione, vale a dire il fatto che al ritorno sulla Maserati erano in quattro ed erano Marcello Di Giuseppe alla guida, poi Luciano Campitelli al suo fianco e dietro Pasqualino Testa e Fabio Mignini, quella che è un po' solitamente la composizione dell'auto del presidente quando va in trasferta il Teramo, me lo confermi Andrea? Sì, questa è la formazione che è rientrata da Savona con Marcello Di Giuseppe alla guida della Maserati, con Luciano Campitelli al suo fianco, con i due dirigenti Fabio Mignini e Pasqualino Testa. Come ha detto lo stesso avvocato Chiacchio, le due testimonianze sono state importanti perché sono state genuine. C'è stata coerenza anche all'interno di qualche leggerissima imprecisione, ma che fa parte del gioco, perché poi dire sono rientrato all'una piuttosto che all'una meno 10, comunque sia, questo rende probabilmente ancora più veritiera la testimonianza, altrimenti se tutti quanti avessero dovuto ripetere a memoria lo stesso copione, su certe domande avrebbero risposto allo stesso identico modo, ma anche su degli orari dicendo la stessa identica cosa. Cosa Andrea possiamo confermare, il fatto che si sia ripartiti in carovana, perché noi che eravamo a Savona per la diretta della partita ci siamo accodati a quella carovana, quindi su questo non ci sono dubbi. Assolutamente, per quello che può contare anche noi possiamo testimoniare che lì c'è stata una ripartenza di tutta la carovana, ma non solo il pullman della squadra e la macchina guidata da Marcello Di Giuseppe, ma anche noi della stampa, non c'eravamo solo noi di TV6, c'erano altri colleghi, sono ripartiti appunto insieme sia alla squadra sia alla dirigenza, poi c'è chi è andato avanti come nel caso nostro, chi ha accelerato un po' il passo, chi invece è rimasto proprio... Sì, perché c'era la festa in piazza da dover poi riprendere, quindi ecco perché noi siamo andati avanti, però fino alla stazione di servizio si è andati tutti insieme, questo certo. È fuori discussione. Certo, c'è stata questa ripartenza, ci siamo mossi insieme dal parcheggio dello stadio Bagigalupo di Savona, quindi insomma queste testimonianze, come avete potuto capire e lo ha riferito lo stesso avvocato Chiacchio, segnano un punto a favore del Teramo. Ora chiaramente il processo andrà avanti e come ha spiegato lo stesso Chiacchio dovranno parlare i difensori di tutti i feriti, dovranno parlare i difensori delle società
che sono anche loro deferite, Teramo e Savona, per responsabilità diretta e oggettiva. Per il Teramo c'è anche la presunta, e poi tutti gli altri personaggi, tanti implicati, ne sono più di 10. Ricordiamo che oggi è assente uno dei personaggi cruciali per l'accusa, su cui si poggia una parte cospicua del teorema accusatorio della procura, cioè il tecnico ex Savona ed ex Barletta Ninni Corda, che in una delle sue audizioni ha detto che il Teramo avrebbe messo a disposizione fino a 70.000 euro per comprare la partita, e avrebbe anche riferito di un incontro con Barghigiani, nel quale Barghigiani diceva che la combinda era andata a buon fine e parte dei soldi erano stati incassati dal presidente del Savona delle Piane. Quindi è chiaro che questa audizione ha pesato molto, e Corda è un personaggio talmente importante per la procura che la procura ha scelto di riascoltarlo dopo questa audizione tenuta nei primi giorni di luglio, per altre due volte, e l'ultima volta è stato il 30 di luglio, quando le indagini della Procura federale erano state chiuse e quando anche chi voleva è stato ascoltato volontariamente, perché il giorno prima furono ascoltati su loro richiesta dalla Procura i due consulenti esterni del Savona, Cenicola e Barghigiani. Quindi Corda è un personaggio comunque che è importante in questa vicenda, perché è una personalità che pesa all'interno del teorema accusatorio della procura. Lui è assente quest'oggi, come è assente il presidente del Savona delle Piane, come sono assenti altri personaggi come Ercole Di Nicola, che ovviamente è vincolato dai domiciliari a casa, anche se l'istanza di stralcio, lo ripetiamo, presentato dall'avvocato D'Amelio, è stata rigettata dal collegio giudicante, così come è stata rigettata l'istanza di stralcio dello stesso Di Lauro, che comunque anche egli manca quest'oggi. Senti, qui l'NH. L'udienza, che era stata programmata per le 15.30, è stata rinviata domani? Allora, in realtà o è iniziato o sta iniziando adesso, io ora sono qui, materialmente non posso confermare, però l'udienza su Savona Teramo era stata sospesa per permettere l'inizio di questa udienza relativa ad altri filoni dell'inchiesta Dirty Soccer, in particolare con la partita Pisa-Torres, dove c'è di mezzo anche, lo abbiamo prima ricordato, l'avvocato Enzo Nucifora, la partita Barletta-Vigor Lamezia. Questa udienza, che è iniziata o sta iniziando, verrà poi sospesa dopo pochi minuti per permettere la ripresa dell'udienza, del dibattimento su Savona Teramo. Quindi 16.30, 17, i protagonisti di Savona Teramo, protagonisti tra virgolette, deferiti e gli avvocati, torneranno in aula dibattimentale per confrontarsi ancora con la procura, con il procuratore Palazzi, il procuratore aggiunto Tornatore, e con il collegio giudicante del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, presieduto da Sergio Artico. Alfredo. Si andrà dunque per le lunghe. Allora, io direi, se non hai ospiti da quelle parti, possiamo chiudere qui questa edizione, che è durata una mezz'oretta. Diamo appuntamento, se sei d'accordo, se no possiamo cambiare, intorno alle 18 per un nuovo collegamento, e poi alle 19 per il TG. Va bene, direi che sono orari pertinenti, anche perché dobbiamo comunque ascoltare la ripresa del dibattimento, che, come detto, dovrebbe esserci intorno alle 17, così che insomma avremo argomenti poi ulteriori per dare novità a chi ci sta seguendo da casa. Visto che il primo a parlare sarà molto probabilmente il procuratore federale. Bene. Mentre Chiacchio invece, come ci ha detto, parlerà per ultimo. Per ultimo. E allora a noi interessa soprattutto il procuratore federale e poi l'avvocato Chiacchio, perché sono queste speriamo le due parti. Che farà la procura, no? Le richieste eventuali di condanna nei confronti delle società e dei deferiti. Bene, allora appuntamento orientativamente intorno alle 18, poi se in quel momento sta parlando il procuratore federale o se ha appena terminato, varieremo di qualche minuto il nostro collegamento, poi ovviamente alle 19 il telegiornale, e poi faremo un collegamento anche dopo il TG per le ultimissime, ma come avete sentito dall'avvocato Edoardo Chiacchio, le cose andranno per le lunghe. Grazie ad Andrea Costantini, lo ritroveremo tra un'ora e mezza circa. Grazie a voi per averci scelto.